Ciao ragazzi, ecco il secondo video di informatica che vi lascio in questo periodo di Pasqua e oggi vediamo, in questa video lezione, vediamo un programma, si chiama foglio di calcolo. Io userò Excel, ma se uno non ha Excel va bene un qualsiasi altro foglio di calcolo, può esserci con OpenOffice, può essere su Google online, quindi non vi preoccupate, usate qualsiasi programma compatibile, simile a Excel. Come sempre, e avete totale libertà e non sentitevi in obbligo, ma se avete tempo e riuscite, mi fa molto molto piacere. Grazie per tutto quello che mi state inviando e grazie per tutto il lavoro che non mi state inviando, ma che state facendo da casa, perché sono sicuro che il computer in questo periodo lo state usando parecchio. Quindi bravi, continuate a vederlo come uno strumento, perché è proprio così il messaggio dell'informatica, deve essere proprio quello, non è un gioco, ma è uno strumento. Oggi vi faccio vedere appunto questo foglio di calcolo. Io ho Excel e Excel non è nient'altro che un foglio che si presenta con questa griglia dove a sinistra vediamo i numeri delle righe. Se andiamo a selezionare la nostra riga numero 5 e poi possiamo in alto invece vedere il nome delle colonne. Si chiamano con le lettere, in questo caso la colonna F. E tutto ciò all'interno ci sono singole celle. Se vedete, ci sono singole celle che io posso andare a selezionare. Selezionando la singola cella, qua in alto mi viene fuori il nome della cella, che non è nient'altro che l'unione della colonna F con la riga 7. Quindi questa cella si chiamerà appunto F7. Allora, cosa ci permette di fare Excel? Excel è un foglio di calcolo, quindi ci sono tante formule per fare dei calcoli. Alcuni di quinta forse si ricorderanno che abbiamo anche costruito una calcolatrice con Excel, e invece con la quarta avevamo iniziato a lavorare con i grafici. E quello che vi chiedo proprio oggi è di riprendere questa attività con i grafici, ma per far ciò bisogna prima avere dei dati da poter inserire in una tabella e poi trasformare in grafico. Quindi i dati che dobbiamo selezionare dobbiamo procurarceli noi. Che dati possiamo procurarci da casa? Sicuramente quello più semplice e quello che vi consiglio è quella della temperatura in una determinata ora del giorno per tanti giorni, almeno 5 direi per fare una tabellina un po' decente. Poi se raccogliete la temperatura per 7-10 giorni, ancora meglio. Quindi voi, magari quello che vi suggerisco appunto è, non so, alle 5 di tutti i giorni andate fuori, guardate o guardate col cellulare o guardate col termometro che avete, che temperatura c'è? La registrate su un fogliettino, mettete lunedì 15 gradi, martedì 10 gradi e così segnate di volta in volta. Quando avete 5, 7, 10 giorni, quelli che riuscite a raccogliere, e possiamo allora iniziare a lavorare su Excel. Questo però è un consiglio, se voi avete in mente di raccogliere altri dati, che ne so, tipo quante noccioline mangia il vostro elefante da giardino in una giornata, oppure quante volte va in bagno zio Pinuccio in una giornata, voi potete fare qualsiasi cosa. La temperatura secondo me è quella che vi impegna di meno nella raccolta di dati, perché basta ricordarsi quell'ora lì di segnare e quindi vi permette di essere anche un po' più liberi. Niente, ma comunque, come dicevo prima, qualsiasi dato va bene per costruire la nostra tabella. Una volta che abbiamo la tabella, si può procedere mettendo in A1, partiamo in alto, sfruttiamo tutto il foglio, mettendo il giorno che abbiamo selezionato, giorno, di fianco mettiamo temperatura, temperatura. Ok? Maestro, ma temperatura esce dalla colonna B. Esatto, non c'è nessun tipo di problema. Cosa possiamo fare? Prendiamo il nostro mouse, il nostro cursore del mouse, lo portiamo tra la lettera B e tra la lettera C. Se vedete già, cambia forma appena arriva in C. Se lo metto tra B e C, diventa una crocetta. Con il doppio clic col sinistro, con il tasto sinistro del mouse, scusate, la colonna in automatico si allarga della misura giusta per quello che c'è scritto sotto di lei. Ok? E la stessa cosa funziona anche se scrivo ammacca banane, ok? Se scrivo ammacca banane, vedete, è di nuovo fuori. Basta cliccare sempre tra B e C
cioè vicino alla colonna che dobbiamo allargare, cliccare due volte e si sistema della lunghezza giusta. Ovviamente macca banane non ci serve perché non è il dato per costruire il nostro grafico, ma andiamo a scrivere i giorni della settimana. Allora io posso andare a scrivere lunedì con l'accento sulla i, perché se scrivete lunedì, oltre a essere un errore ortografico, è un errore che vi blocca Excel per il passaggio che vi chiederò di fare. Infatti, scrivo lunedì, schiaccio invio, mi sposto nella casella di sotto. A questo punto dovrei scrivere martedì, andare sotto, mercoledì, andare sotto, giovedì, andare sotto, venerdì. Ma questo programma, come dicevo, è un programma di calcolo e deve essere molto veloce. Okay? Pensate alle vostre maestre quando vi chiedono le tabelline, non ve le chiedono una tabellina, ve lo chiedono 3 giorni dopo, ve la chiedono subito. Quindi il programma di calcolo deve essere molto veloce e per far ciò. E chi ha fatto questo programma è stato veramente un genio perché ci dà la possibilità di evitare di scrivere martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Ma ci ha dato questa possibilità qua. Con le frecce o con il mouse torno sulla casella lunedì. Se vedete, la casella che è selezionata è sempre circondata con questo verde e in basso a destra c'è un bel quadretto. Se io vado sul quadretto, il mouse cambia, il puntatore del mouse cambia e da una crocetta bianca bella cicciottosa diventa una crocetta nera magrissima. A questo punto, se io tengo premuto il tasto sinistro del mouse qua e vado giù, in automatico mi dà i giorni della settimana. Vado giù fino a domenica e voilà, ho già scritto tutti i giorni della settimana. Ovviamente mercoledì esce, ma se siete stati attenti prima, basta spostare tra A e B, cambia, diventa questa crocetta nera, doppio clic e sì, sistema in automatico. Bene, adesso io metto dati a caso perché non sono stato a raccogliere tutti i dati. Quindi dirò che lunedì c'erano 13 gradi, martedì ce n'erano 14, mercoledì mi è venuto a trovare Babbo Natale dalla Lapponia, quindi c'erano assolutamente 4 gradi, che c'era freddissimo, mentre giovedì è venuto a trovarmi Maui direttamente dall'Oceania al mare, quindi c'era caldissimo, c'era di nuovo 18 gradi, era in infradito Maui. Venerdì invece è venuto a trovarmi Zio Pinuccio con un sacco di noccioline da dare al mio elefante e c'erano 12 gradi. Sabato ce n'erano 10, domenica 9. Okay? Facciamo finta che io abbia raccolto questi dati. A questo punto cosa posso fare? Posso far sì che in automatico il Excel, il programma, appunto, mi costruisca più o meno in questa zona un grafico, okay, che mi permette di vedere in automatico qual è stato il giorno più caldo e il giorno meno caldo o più freddo. Ok? Poi, ovvio, si vede anche guardando coi dati, però è meno veloce, devi stare lì, confrontare tutti i numeri. Invece, con un bel grafico si vede immediatamente che c'è una colonna molto più alta e una colonna molto più bassa, e quei due dati sono la temperatura più alta e la temperatura più bassa. Andiamo a vedere come si fa. A questo punto posso fare in due modi. Il primo, sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, vado su lunedì senza schiacciare ancora nulla, vado su lunedì. Tengo premuto il tasto sinistro del mouse, scendo fino a domenica e mi sposto a destra. Quando ho selezionato tutto questo, allora posso partire. Se non ho il mouse, ma ho il mousepad e faccio fatica perché non ho il mouse, ma ho proprio quello, il mousepad da computer, posso usare le freccette della mia tastiera, okay, che mi permettono, come vedete, di spostarmi. A questo punto tengo premuto il tasto Shift, cioè la freccetta che mi permette di fare lettere in maiuscolo su Word, lo tengo premuto, mi sposto in giù e poi mi sposto a destra. E come vedete sono tornato nella situazione di prima che avevo col mouse. A questo punto io vado qua in cima, nei menu qua in cima, adesso siamo su Home, ok? Andiamo su Inserisci. Un attimo che ci metto un po' al computer. Ecco qua. Inserisci e andiamo a fare, vedete qua c'è la casella dei grafici. Allora, non so se voi, dipende dalla versione che avete di Excel o dal programma che avete. Solitamente però con Inserisci ci deve essere una voce grafici, ok? Grafici consigliati, oppure qua a me permette già di scegliere quale grafico usare, ok? Io vado a selezionare questo qua che si chiama grafico a istogramma o a barre.
vado a selezionare, se apro appunto con il mio menu e scelgo quale fare. Spesso i bimbi di quarta, i bimbi di quinta, così prendono le colonne 3D perché sono molto più belle, sono, come direbbe qualcuno, all'avanguardia. E quindi mi permetto il lusso di prendere le colonne 3D. Ok, ed ecco qua, basta semplicemente schiacciare. Se ho selezionato tutto, giusto, io mi trovo il mio bel grafico e si vede perfettamente. Senza dover stare a guardare, a contare, confrontare i miei dati, ok? Qua dovrei confrontare tutti i miei dati e vedere così. Invece così il grafico perché viene fatto? Perché immediatamente so che giovedì è stato il giorno più caldo e mercoledì è stato il giorno più freddo. Per forza, mercoledì c'era Babbo Natale mentre giovedì c'era Maui. E niente, poi cliccando qua sopra posso dare anche un titolo al mio grafico. E lo chiamerò per appunto temperature ammacca banane. Ok? E ovviamente sto scherzando, potete andare a rinominare il vostro grafico schiacciando appunto sul titoletto due volte, fin tanto che non vi fa apparire la barra e quant'altro. Poi, se vi ricordate, quarta e quinta, ma questo è un extra, a questo punto siete già stati molto bravi perché vuol dire che per una settimana vi siete ricordati di raccogliere i dati, avete seguito tutti i passaggi, avete scritto i giorni della settimana, avete scritto la temperatura, avete fatto il grafico, a questo punto il vostro lavoro finisce qua. Ma se volete divertirvi, perché non proviamo lo stesso a divertirci? E cosa si può fare? Clicco sulle colonne, se vedete, cliccando sulle colonne, tutte quante vengono selezionate perché hanno tutti i pallini intorno. Quando tutti hanno i pallini intorno, vuol dire che sono state tutte selezionate. Altrimenti, clicco di nuovo su questa qui e viene selezionata solo questa. Dopodiché, qua di fianco, mi permette di o andare a ripitturarla come voglio io, oppure la soluzione migliore che vi consiglio è andare qua dove c'è il mio secchiello per poterla colorare di un colore diverso, diventa gialla. Ovviamente per fare ciò dovete essere qua in cima nel menu Home, ok? Scusate la pronuncia. E vado a selezionare un'altra colonna e questa volta voglio fare una scala tipo arcobaleno, e quindi proviamo a fare il rosso, poi proviamo a fare il viola. Non me lo ricordo più, dovrei guardare il colore dell'arcobaleno, l'azzurro lo lasciamo, poi mettiamo un bel verde, che ne so, e poi non mi ricordo più sinceramente i colori dell'arcobaleno, ma fa lo stesso, e mi vorrete bene lo stesso anche se non c'è l'arcobaleno, e questo lo faccio nero che nell'arcobaleno non c'è, perfetto, e quindi posso andare a ripitturare tutte le mie colonne, ok? Fatto questo, il vostro lavoro finisce, se lo avete fatto, come dicevo prima, siete stati molto molto bravi, costanti nel raccogliere i dati, bravi nell'inserire nella tabella, ok? E super a fare il grafico e addirittura potete anche colorarlo come meglio credete. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona informatica a tutti e soprattutto una Santa Pasqua a tutti voi e tutte le vostre famiglie. Un bacio, ciao!